Buonasera, grazie a tutti. Dunque, grazie a Brianza Channel che ci permette di avere visibilità. Questa sera avremo un tema molto importante che è stalking, mobbing e bullismo con dei relatori veramente bravi perché girano l'Italia per conferenze su questo problema. Sono tre piaghe della società moderna, tre piaghe che si vanno sempre più sviluppando man mano che la società avanza. Il Soroptimist è sempre stato in prima linea per questi problemi, ha aperto sportelli di consulenza per genitori che si trovino ad affrontare il problema del bullismo dei figli, ha sponsorizzato dei libri sulla cosa c'entro io, si chiamava questo libro, con la violenza sulle donne, atto proprio a capire dei comportamenti iniziali per poi poter agire in merito, ha sponsorizzato dei murales con un concorso per il bullismo, quindi è sempre veramente in prima linea. Questa serata che abbiamo concordato con le Inner e le Lions Teodolinda è molto importante per noi perché vogliamo divulgare e vogliamo cercare a modo nostro, nel modo possibile di combattere queste tre piaghe che sono ormai veramente un grave problema per la società. Grazie. Come viene affrontato oggi questo argomento? Come viene combattuto il bullismo, il mobbing, lo stalking? Ma è un argomento che non è solo da oggi, è un argomento che ormai sono anni e abbiamo visto che anche la giurisprudenza agli atti persecutori ha finalmente dato spazio, ha sdoganato questo reato gravissimo perché è un reato sociale e vanno valutati gli aspetti del sviluppo che ha il semplice bullismo da giovani per arrivare poi a quello che è, anche le forze armate per esempio lo chiamiamo nonnismo, per arrivare poi a quello che è il mobbing, che è una emarginazione sociale, e allo stalking, che è una persecuzione vera e propria di un qualsivoglia individuo, uomo o donna che sia, che deve, secondo lo stalker, assoggettarsi al suo volere. Questo crea dei problemi psicologici molto devastanti, che sono l'ansia e la paura che costringono la vittima o la pseudo vittima a addirittura a cambiare vita. Cosa si fa in questo momento sul territorio per combattere questo tipo di problematiche? Ma come diceva il generale, l'attenzione oggi è molto molto più alta rispetto al passato. È un problema che viene affrontato e anche a livello locale ci sono moltissime attività che cercano appunto di fare soprattutto cultura. Io credo molto in questo perché al di là del discorso legge, del discorso penale, nulla cambia se non cambia la cultura e quindi si opera molto ed è importantissimo soprattutto nelle scuole e soprattutto nei centri dove si avverte il disagio, perché è proprio lì che bisogna incidere maggiormente. Quindi sicuramente si è fatto, si sta facendo, ma sicuramente dovrà essere fatto molto di più su questo fronte. L'opera di prevenzione può essere fatta durante le normali visite, sensibilizzando le mamme a parlare con le loro figlie adolescenti, mettendole al corrente dei pericoli, eventualmente farseli portare in studio per fare due chiacchiere e spiegarle. È una mancanza di dialogo che purtroppo è generalizzato in questi tempi. Molto, molto spesso, tra l'altro, le violenze avvengono in famiglia, famiglia e conoscenti, quindi l'apertura al dialogo è essenziale. Il messaggio più importante è che appena la ragazza può essere sensibilizzata vanno affrontati certi temi e eventualmente richiesto la presenza di un professionista per spiegare cosa va incontro. Direi che parlarne è la cosa fondamentale perché tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato stasera, vuoi il bullying, vuoi il mobbing in ambito lavorativo e vuoi lo stalking, soffrono proprio di questa difficoltà, no? Della vittima a parlarne per motivi di vergogna, per paura di non essere creduta. Quante donne
hanno paura a denunciare quanto hanno subito, perché hanno soprattutto paura del giudizio e di non essere credute. Quindi io credo che proprio parlandone si possa combattere questo fenomeno, cioè facendo passare la cultura che queste cose con la solidarietà, con la conoscenza di tutti si possono affrontare e anche vincere. Beh, normalmente, io sono uno psichiatra e mi occupo di persone adulte, però normalmente i minori e i bambini sottoposti a bullying hanno dei sintomi che sono piuttosto patognomonici, nel senso è tipici, nel senso che cominciano a cambiare carattere, cominciano a non andare più bene a scuola, cominciano a non andare più volentieri a scuola, cominciano a svegliarsi da notte, i bambini più piccoli cominciano addirittura a soffrire ancora di enuresi notturna, quindi è chiaro che sono tutti segnali che indirizzano il genitore verso una possibile situazione problematica a livello scolastico. C'è bisogno, quello che purtroppo oggi manca nella nostra società, perché i genitori lavorano tutti e due, di maggiore attenzione nei confronti del bambino e dell'adolescente, e di capire che purtroppo la scuola non è un parcheggio di babysitter gratis, ma è una scuola dove bisogna intervenire, è un ambiente dove bisogna intervenire. Sicuramente quello di non tacere eventuali sofferenze legate un po' alla, magari a situazioni di stalking, di violenza, piuttosto che, ma di riuscire a, come dire, a portare fuori la loro sofferenza. E contemporaneamente anche la forza di rivolgersi eventualmente a persone che sappiano anche un po' raccogliere il loro dolore, la loro fatica, insomma. Questo mi sembra un po' il messaggio importante, insomma. Certamente non si è soli. Il fenomeno della violenza è un fenomeno diffuso, la violenza alle donne è una tragedia del quotidiano ed è importante che questa dinamica complessa emerga al meglio, proprio per trovare anche gli strumenti nella società per poter rispondere a questo dramma sociale che tuttora viviamo. Il mobbing, di stalking è un qualche cosa, è un'escalation proprio. Allora, il bullismo è sottomissione, il mobbing è estromissione del gruppo, emarginazione della persona, fa sì che questa persona non abbia più stima di se stessa. Attenzione, la mancanza di stima succede anche nelle coppie, dove un marito cambia, il marito che in qualche modo riprova l'amore in continuazione affinché questa si senta quasi inutile e non abbia più stima di se stessa e quant'altro. Abbiamo il Tribunale di Torino, e poi ve la leggo la sentenza, man mano che ci la troverò, il Tribunale di Torino che l'ha inserita quale motivo di separazione. Di conseguenza, questi atti persecutori hanno tutti la finalità di mettere in difficoltà l'altro. Allora, questa non autostima, questa non possibilità di sentirsi se stesso, crea delle reazioni anche pesantissime. Uno stalker può causare delle problematiche particolari, possono arrivare, sempre lo 612 bis come articolo, alle lesioni personali, e questo vediamo 582, può arrivare all'omicidio o lesioni che è 586, molestie sessuali o violenza sessuale che è 609 bis, maltrattamenti del 572, nonché abuso d'ufficio che è l'ex articolo 122.